Gentile pubblico, è Storia 2022, diciottesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. L'arredo del palco è gentilmente concesso dall'Amoroso di Udine, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato «Il perfetto fascista». Conversano Victoria De Grazia e Valeria Palumbo. L'incontro è realizzato con il sostegno di Aficurci, broker di assicurazione. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Ricordiamo ai gentili ospiti di spegnere i cellulari e che al termine degli incontri sarà possibile acquistare i libri degli autori presso lo spazio autori e incontrare gli ospiti nello stand firmacopie. Al termine dell'incontro, per motivi tecnici e di sicurezza, è necessario lasciare la tenda. Buona storia a tutti. Buonasera, grazie di essere qua. Scusate se inizio con un aneddoto personale, ma capirete perché. Io mi sono laureata nel 1988 su donne e fascismo e all'epoca la mia tesi fu considerata sperimentale, non c'erano testi. Nel 1993 esce il testo di Victoria De Grazia, Le donne sotto il regime fascista, che fu, come dire, una sorta di rivelazione, perché in quel momento, fino a quel momento, non si era mai parlato in maniera sistematica, in un testo così importante, delle donne. Cioè metà della popolazione italiana era come scomparsa per i 20 anni del regime. Quindi capirete l'importanza di quel testo, poi l'importanza di tutto il lavoro che la professoressa Victoria De Grazia, che insegna storia europea alla Columbia University, ha fatto. Cioè ha aperto veramente, come dire, una nuova strada, perché quello che chi si occupa di storia delle donne sa, l'importanza di fare la storia delle donne non è solo reinserire metà della popolazione mondiale dentro la storia, ma cambiare una narrazione, che essendo stata una narrazione di monopolio maschile, in realtà non è vero che ha raccontato il mondo come è andato, ha raccontato la sua visione del mondo. Ve lo dico perché questo libro di cui discutiamo stasera, che si chiama Il perfetto fascista, apparentemente è una biografia di un personaggio, Attilio Teruzzi, che pur essendo stato un personaggio di grandissimo rilievo nel ventennio, è stato ministro delle colonie, è stato a capo della milizia fascista, adesso poi riscopriremo tutta la sua storia, non era così in visibilità. Ma se fosse stata raccontata come una biografia tradizionale, non avrebbe aggiunto assolutamente nulla alla storia del fascismo. Che cosa ha fatto Victoria De Grazia? Ha raccontato la storia di quest'uomo visto dalla parte di sua moglie e dell'altra sua compagna, cioè inserendo l'elemento privato ma fondamentale della sua storia, che è stato quello delle donne. Per coincidenza Attilio Teruzzi, uno dei più fedeli, uno dei più convinti apparentemente fascisti, poi vedremo che probabilmente di questa convinzione qualche dubbio c'è, ma comunque convinti assertori del fascismo, uno che ha fatto la marcia su Roma, uno della prima ora, sposa una donna ebrea americana e poi, dopo, senza riuscirci peraltro, tenta di liberarsi di questa donna, ma si mette con un'altra ebrea e nel periodo delle leggi razziali. Quindi vedete subito che esiste una grande contraddizione. Sulla linea di questa contraddizione Victoria De Grazia è stata straordinariamente capace di costruire le contraddizioni, le ambiguità, la fanfaronaggine, diciamo pure, di un regime che faceva una narrazione di sé che non corrispondeva alla realtà e che stranamente noi abbiamo in parte ereditato e abbiamo continuato
come dire, a tramandare. Allora, la prima domanda però è curiosa perché sulla storia di Attilio Teruzzi e Liliana Weinmann, cioè questa cantante lirica americana che poi lo sposa, ci è arrivata in maniera quasi, in qualche modo indiretta, Victoria. Chiariamo subito, ma fra l'altro lei dice subito che Attilio Teruzzi compare in qualche modo alla storia nel 1912, quindi è già presente sul fronte libico. Grazie, grazie per l'ospitalità. Ecco, è strano anche chiamare questa biografia, cioè questo tipo non mi interessava, anzi non sapevo neanche chi fosse quando una famiglia benestante, ebraica, colta a New York mi ha chiesto, ma avevano questa cugina che si sposò con questo fascistone, ma come mai una ragazza ebraica talentuosa, intelligentissima, si sarebbe sposata con uno più anziano, fascista e barbuto, ecco, questa, e mi ha fatto vedere questa fotografia e effettivamente c'era lei, splendente, giovanissima, 27enne, va bene. C'era questa figura un po' bigia, un po' anche così, sembrava quasi timida, c'era Mussolini in mezzo che era così il testimone dello sposo e poi accanto c'era anche Tullio Serafin, famosissimo maestro alla Scala, poi in quel momento alla Metropolitan. Allora io mi sono domandato, ma chi è questo? Io avevo studiato parecchio fascismo, non solo le donne. E allora diventava un po', ma certo la signora era una, ma interessante, aveva anche lasciato questo archivio, tante lettere, e poi c'erano tante fotografie delle campagne, così campagne militari in Libia, e poi c'erano tutti questi volumi di un annullamento. E allora mi interessava, ma chi sarà quest'uomo? Cioè, cherchez l'homme, a questo punto mi interessava capire chi fosse. Allora, diciamo, questa era la pista. Non era un uomo noto, e questo fa parte anche, si può anche chiedere perché non era noto, perché era stato completamente dimenticato, perché non avrei potuto, non c'era neanche la possibilità di fare una biografia di questo uomo, perché spesso poi le carte... si conservano anche le famiglie, le donne, e questo è un uomo molto particolare appunto nella sua struttura familiare. Comincio a divagare, torno. Tra l'altro sul fatto che era un dimenticato, perché confesso anch'io quando biografia di Attilio Teruzzi, ma chi è? Eppure però quando, e lei lo ricorda, quando a Piazzale Loreto furono issati i cadaveri di Claretta Petacci, Mussolini, a un certo punto fu issato un uomo barbuto e la folla gridò «è Teruzzi, è Teruzzi!». In realtà era, poi non si è mai capito o si è capito chi fosse il poveraccio che è tirato su, scambiato per Teruzzi, non era Teruzzi. Ma in quel momento Teruzzi era considerato, certo, come uno dei maggiori responsabili del regime, quindi c'è stata una sorta di, appunto, è stato di differenza di Starace, di Paolini, insomma di altri personaggi fascisti, Teruzzi è uscito. Ed è uscito, io direi, proprio perché, e qui è interessante, era un uomo in fondo straordinariamente mediocre, lei lo dice più volte, probabilmente ha fatto una carriera straordinaria proprio perché non aveva delle doti particolari e tutti gli altri gerarchi in qualche modo questa cosa l'hanno sempre detto, cioè che era uno un pochino più avanti di dove avrebbe dovuto stare. Però io vorrei cominciare un attimo dall'inizio. Lei racconta molto bene innanzitutto queste origini milanesi molto modeste, insomma lombarde in qualche modo più che milanesi. Però veniamo al punto principale, che è la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Appunto, e come, non solo come l'affronta, ma poi come ci torna, perché è le sensazioni e le emozioni che prova al ritorno che poi spiegano la sua conversione al fascismo, ma anche, dobbiamo dire, il perché il fascismo ebbe tanto successo, forse. Cioè, a un certo momento ho detto, ma fascista non si nasce, si diventa. Quest'uomo era per 20 anni un soldato perfetto, cioè un italiano, un patriota, un bravo uomo, per modo di dire, era un soldato,
E questo è importantissimo, cioè capire, scavare indietro, cioè non stare lì per dire ah, il fascista è così e così e così, perché veramente nel libro cerco di veramente pensare ma cos'è il morale, cos'è un morale fascista, cos'è un mediocre fascista, forse è meglio essere mediocre che un bravissimo fascista, insomma uno pensa a Bottai per esempio, bravissimo fascista, insomma ha fatto anche le leggi razziali, insomma così ha incoraggiato che venissero imposte prima dell'inizio dell'anno accademico del 1938, allora forse insomma, questo fascista perfetto Teruzzi, che certo poi cerca sempre di fare sempre il suo dovere, cioè è più atto, cioè abbiamo più possibilità di capire cosa sia la vita sotto il fascismo, cioè le scelte morali che un uomo, insomma diciamo mediocre, però presente, con un altissimo senso di dovere, che viene fuori appunto dal fatto che è stato anche soldato, è stato un eroe, ha varie medaglie d'argento, di bronzo, è stato su Carso, è stato l'aiutante di un generale abbastanza importante, Vaccari, ecco così, che è legato molto a Caviglia, e che poi perché quando torna dalla guerra, dalle guerre, perché è stato sostanzialmente in guerra, cioè soldato dal 1900, perché diventa fascista, cioè perché fa quella scelta tornando maggiore patriota, proprio ligio al suo dovere, perché cambia, come quasi direbbe lui o altri in quel momento, cambia capo, così passa dal Duca d'Aosta, capo del terzo esercito, a Mussolini, e perché Mussolini poi vede già in lui, questa forse una fonte del suo successo, che questo è stato aiutante di campo, di grande generale, e insomma intuisce che questo è un uomo lealissimo, coraggiosissimo, non si sposta, anche se c'è, insomma così, non si sposta, e perché allora in questo rapporto fra Mussolini e lui, poi rapporti anche di gruppo molto vicino a Farinacci, perché va avanti? Questa è stata anche una, diciamo, una domanda. Perché questo uomo da 1920 per 20 anni, 1940, diventa bravissimo fascista, poi continua ad essere fascista fino al 45 e forse anche fascista fino alla sua morte, che è nel 1950. Se posso chiederle, però tornerei un passo indietro, perché quello che è interessante, lei ha detto, lui è un militare, ha fatto la guerra di Libia, ha fatto la prima guerra mondiale, si è coperto di gloria perché ha spronato i suoi, io direi al massacro, ma comunque nella visione di allora è stato un buon soldato. Quando torna indietro in una Milano, perché poi non è indifferente il fatto che lui torni a Milano, perché sia milanese, è importante anche al suo successo, sì. Infatti l'ha fatto di Milano. Sono tre, direi, elementi importanti. Il primo, che i soldati smobilitati si sentono rifiutati dalla società. Lui vive molto questo fatto che dopo essere stato un eroe si sente, lo ripete più volte questa cosa, improvvisamente come se i borghesi, perché poi c'è anche questo fatto, lui di origini popolari, i borghesi hanno voltato le spalle a chi ha dato all'Italia la vittoria. Al tempo stesso c'è una grandissima paura del comunismo, come se si fosse dei borghesi invece, quindi c'è una polemica antiborghese perché i borghesi, come dire, hanno tradito i soldati e i capitalisti in qualche modo si stanno riprendendo lo Stato attraverso la monarchia liberale, però c'è al tempo stesso questo terrore del comunismo. E poi c'è un terzo elemento che devo dire mi colpisce più di tutti, perché nell'adesione al fascismo in qualche modo è evidente il tradimento nei confronti dell'esercito e dello Stato verso cui lui era stato assolutamente fedele fino a quel momento, diventando di fatto una persona che avrebbe potuto scontrarsi con altri soldati, perché lui è proprio uno squadrista, cioè organizza e anche in maniera sistematica le azioni, i pestaggi dei fascisti, e poi partecipa a questa marcia su Roma. Ecco, lei come si è spiegata questo? In fondo non era una via segnata e obbligatoria. Ma qui mi sembra che la storiografia sia un po'
cambiato su questo punto, sul rapporto fra l'esercito e il fascismo, perché adesso vediamo che c'erano tantissimi sottufficiali che quando tornano diventano fascisti o diventano nazionalisti, e poi nel 1920 con le elezioni, soprattutto quelle locali, con questo terrore, questo disordine, disordini anche creato molto da loro, cominciano a spostarsi, ad organizzarsi. Cioè quello che era un po' diverso, diciamo, con questo Tiruzzi, poi conta tutte queste minuzie, queste cose minuziose, che era maggiore, quello già più in alto, cioè il luogotenente, quello è una cosa, il capitano, ma maggiore, insomma maggiore, contava anche nelle sue qualifiche di poter organizzare, ecco, allora organizzare gli squadristi. Però diciamo lui si sentiva di avere il permesso, non c'è dubbio, come De Bono, come questi altri, insomma, appena va così, prendi la pensione, si sente sicuro che nessuno lo toccherà, ecco, no, allora non vieni visto come un tradimento, credo, cioè già dal 21. Secondo lei non c'è quindi anche una componente di opportunismo, cioè in realtà sì, per... Sì, opportunismo non c'è dubbio, però loro, lui la carriera non l'aveva più, cioè maggiore rimaneva, cioè questo è bello, maggiore rimaneva nell'esercito, invece proprio nella vita, cioè nella gerarchia fascista, va su e arriva nel 1939 a diventare il ministro dell'Africa italiana, cioè questa è una cosa grossa, ma non solo, deve essere promosso nell'esercito e allora arriva a diventare generale di divisione, e quello sì, per l'esercito era un fatto grosso, di trovare questo personaggio. Ci sono dei commenti di Caviglia, così il maresciallo d'Italia nel 1943, vedi questo che viene liberato dai tedeschi, dice: ma questo non era il nostro furiere, così a rasmare questo tipo, ma come mai è diventato ministro? Insomma, è stato promosso troppo, e questo per Caviglia, questo per i grandi monarchici, insomma questo dell'esercito era un fatto che era proprio il fascismo che ha portato questo tipo. Se era, insomma, non c'era il fascismo, questo rimaneva maggiore, e pazienza. Però questo potrebbe farci pensare che allora il fascismo è stato effettivamente un sistema di ascensore sociale per classi che nello Stato, nella monarchia liberale, non avrebbero avuto alcuna chance anche dopo la guerra, o no? Ma la promozione sociale non era... questo è abbastanza eccezionale. Cioè non, lui sarebbe diventato un manager forse a una grande industria, cioè, o nelle ferrovie sarebbe diventato, se fosse un percorso normale, o anche diciamo un capo anche alla Fiera di Milano, perché aveva diciamo delle doti, organizzazione anche come furiere, quella la sua formazione. Allora è interessante, nella biografia uno dice così, c'è un elemento di carattere, difficilissimo esattamente capire il carattere, e questo suo era di furiere, cioè di stare così fra la gente, di controllare, può fare lo spione, ma anche molto amichevole, e questo lo porta lontano anche dalla gerarchia fascista. Però diciamo, senza il fascismo entrava nel settore privato, ma anche nell'amministrazione. Milanese, era molto milanese in questo senso, scusate, milanese. Dunque, a un certo punto Teruzzi, per fare carriera, si deve sposare. Appartiene lui, come dire, in questo il copione rispetto a quello di gran parte degli altri gerarchi è... al tempo si usava la parola donnaiolo, che è una parola che a me dà un fastidio terribile. Comunque è un uomo che non ha evidentemente nessuno scrupolo a frequentare non solo i bordelli, che sono sempre stata una sua passione, diciamo così, ma poi più tardi diventerà in Africa, diventerà anche pedofilo, diciamoci la verità, perché non aveva nessuno scrupolo ad andare con minorenni. E poi ovviamente, dato che la legge lo permetteva, non ha nemmeno nessuno scrupolo, come dire, a
avere delle relazioni con delle donne che, se rimangono incinta, e questo gli succede una volta, lui non deve in nessun modo garantire. La legge italiana era fatta così, gli uomini che avevano figli fuori dal matrimonio non dovevano, non solo non erano responsabili, non dovevano in nessun modo preoccuparsi, la colpa sarebbe caduta solo sulle donne. E infatti a un certo punto lui mette incinta una ragazza, ovviamente la disgraziata e la inopportuna diventa lei. Però a un certo punto decide: bisogna sposarsi. È qui che subentra l'elemento curioso. La sua scelta cade su questa Liliana Weiman. E adesso forse è il caso di parlare un attimo di Liliana Weiman, non solo perché in sé è un personaggio interessante, lei è una cantante lirica che viene da una famiglia molto ricca americana, ebraica, quindi della nuova ricchezza americana, di origini est-europee, di fede, nel senso che lei per tutta la vita, come dire, continuerà a rivendicare questa sua appartenenza alla comunità ebraica, ma comunque, nonostante i soldi, non è una che canta per diletto, cioè studia seriamente e per molti versi, e su questo vorrei fermarmi un attimo, rappresenta questo modello di nuova donna che sicuramente in America stava avanzando, cioè delle ragazze, pensate che gli anni 20 sono gli anni delle flappers, cioè di donne che assumono dei comportamenti decisamente trasgressivi, pensate al grande Gatsby, eccetera, eccetera, ma anche di donne che iniziano ad avere un'autonomia anche sulla loro vita. Liliana Weiman, poi magari lo vedremo, diventerà addirittura un'imprenditrice perché erediterà l'impresa del padre. Questo non accade solo negli Stati Uniti, no? Di noi e Frau, la nuova donna, è anche un elemento fondamentale della Repubblica di Weimar, della Germania tedesca. L'Italia, come al solito, su questo è un po' indietro, anche se magari poi ne riparleremo, anche in Italia certi cambiamenti c'erano stati, appunto. Ma chi è Liliana e come arrivano a incontrarsi queste due persone e a innamorarsi? Perché poi l'amore, almeno nella fase iniziale, è reale. Sì, cioè, probabilmente questo, io non sono una biografa, e allora quando vedo questi personaggi devo chiedere: ma chi sono? Ma sono speciali? Perché fanno questo, quest'altro? Allora perché questo uomo, Tiruzzi, quarantenne, ex ufficiale, poi faceva carriera, perché vuole sposarsi? Ma perché vuole una famiglia, ecco. E la mamma, che è sempre presente, è una lombarda così, che vuole che si sposi, e vogliono tutti che si sposi bene perché è un uomo ormai che ha una grossa carriera. Allora il problema è, allora questa Liliana così, che è tutto dedicata alla carriera, è una grande scommessa per lei, perché insomma ci tiene, perché questa è la sua cultura galiziana, austriaca, insomma una grande la cultura operatistica. Allora io dovevo spiegare questo, e allora ho capito che Teruzzi sostanzialmente credeva molto nelle donne intelligenti, cioè vedeva la Margherita Sarfatti, e questa figura di Liliana un po' rassomiglia, pura e colta, vergine, insomma, lo rispinge quando così cerca di così toccarla, baciucchiarla prima di sposarla. Allora questo diventava importante per lui, questa figura, e allora lui doveva giurare, spergiurare così con i suoi amici che non volevano che si sposasse perché avevano questi rapporti così omoerotici, così della prima guardia. Lui era un po' centrale a questo, e allora diventava anche un problema: perché lei lo sposava? Forse chissà, insomma, improvvisamente scopre l'amore, perché lei l'aveva sempre respinto da artista, forse perché lo vede anche opportunismo, lo vede in mezzo a queste folle così, con tutta la gente intorno, lui sempre con la sola grande, arriva, si mette la grande divisa perché deve andare col re. Insomma è un po' un romanzo questo fatto che si mettono insieme, cioè stanno vivendo un po' questa vita di opera, di piazza, Milano nel 1925, dopo il delitto Matteotti, quando insomma ormai il fascismo
parte, e questa, insomma, così vivono un po' come questa fosse la Turandot, così, di, o così, o un altro, una grande opera. Cioè, questo, insomma, in questo, insomma, era il bello di questo, non di questo libro, ma insomma, diciamo, della ricerca, di vedere questa, che diventava un'opera. Io la immaginavo la storia come un'opera all'inizio. Insomma, questa. Ecco, ma secondo lei, appunto, io, sono io che non sento bene la... C'è un caso. Deve tenere più veloce il microfono, ma non più vicino al microfono, ma non riesce nemmeno ad alzarlo il volume, al massimo? Deve tenerlo più vicino possibile alla bocca, perché la sento poco io. Il fatto che appunto un gerarca fascista si innamori di una donna libera ebrea che vuole far carriera, anche se poi lui chiede come condizione che lei rinunci alla sua carriera lirica e lei stranamente accetta, può però far pensare che in realtà il modello femminile, appunto, visto che lei si è occupata di donne del fascismo, il modello femminile almeno a Milano non fosse così unico, e che quindi Teruzzi, come lei ha accennato, aveva una sorella che era maestra, sì, ed era una donna molto indipendente, però una maestra, tra una maestra e una cantante lirica miliardaria americana, insomma, la differenza è notevole. Può essere che appunto lui non sentisse né il fatto che lei fosse ebrea né il fatto che fosse una donna emancipata assolutamente come un ostacolo? No, non credo, insomma, anche cioè, l'amore fa tante cose. Insomma, cioè, anche ho l'idea che lei, stando a Milano, erano 4 anni, sì, era religiosa, ma non apparentemente. Poi un momento anche in Italia, insomma, sì, non c'era dubbio che lei parla dell'antisemitismo, di insomma, lo sente, lo respinge, no, non il suo. Lui era stato nelle colonie e aveva avuto già un rapporto con una donna ebraica, Derna, che era, insomma, faceva parte, che poi adesso ho capito che non era cosa del tutto anormale, perché faceva parte di questi piccoli gruppi di comunità, le comunità molto miste ancora in Libia. E io credo anche il fatto che ci fosse stata molto presente la Margherita Sarfatti, che insomma non registrava molto questo fatto, e appunto non registra in quel momento. Dopo sì, dopo insomma, gente cambia, insomma, anni 20, inizio anni 20, insomma, c'è questa un po', non dico libertà, ma c'era abbastanza apertura, insomma. Ecco, secondo lei si tratta di un'apertura? Teruzzi non è un uomo colto, anzi direi che è una persona modesta, anche se a un certo punto si mette in qualche modo, è uno zelante, no? Quindi in qualche modo, e poi si circonda, ama circondarsi sempre da personaggi in parte del mondo dello spettacolo. Quando diventerà ministro delle colonie e partirà per un tour piuttosto surreale per l'Etiopia, si porterà dietro una sorta di carrozzone di giro che comprende anche Anna Magnani, la compagnia di Totò, insomma, attori, è veramente, come dire, una cosa, direi un circo più che una missione di un ministro. Non è però precisamente un intellettuale. Liliana si può definire una intellettuale? E l'ambiente che loro frequentano, Margherita Sarfatti e anche appunto artisti o persone, sono comunque degli intellettuali. Allora, in quell'ambiente lì, Teruzzi c'entra? Perché piace Teruzzi? Perché piace? Perché prima non è il mio gusto, ma era un bel uomo, cioè aveva, una bella figura di soldato, aveva occhi azzurri. Gli artisti li volevano, era molto schietto, ecco così, molto rozzo. Allora, questi ambienti milanesi erano una specie di... Sì, era, nell'ambiente milanese era uno che si legava, c'erano schizzi di Sironi, cioè c'era... Insomma, questo mondo milanese piaceva, ecco, anche la Sarfatti, ecco,
piaceva, per chi non aveva pretese, perché era ingenuo in qualche modo, perché voleva bene a Mussolini, perché si esprima e diceva ti voglio bene, perché scriveva bigliettini quando la gente stava male. Insomma, era uno, quando vai dentro, era uno così che faceva parte, che si sacrificava, che lavorava tantissimo, che insomma stava dietro alla sorella, che era maestra, però una seria, molto emancipata. Ecco, insomma, diciamo uno del gruppo, per dire il perfetto fascista faceva parte del gruppo. Ecco, il perfetto fascista però deve tenere il microfono vicino se non la sentono, il perfetto fascista però è anche perfettamente corrotto, questa cosa dobbiamo raccontarla perché sennò sembra, nel senso che non solo lui nell'ambiente, il suo uomo di riferimento è il federale Comasco sostanzialmente, che commette tutta una serie di latrocini. E lui stesso, vabbè, forse lui diciamo che raccoglie regali nelle colonie, nei suoi viaggi, vogliamo chiamarli regali, in ogni caso fa parte di un sistema in cui le tangenti e la corruzione sono assolutamente all'ordine del giorno. Allora, quello che secondo me è interessante è un po' questo, cioè la differenza fra una narrazione di eroica che questi uomini facevano di sé e che la stampa dell'epoca, per esempio attraverso i cinegiornali Luce, no? I suoi viaggi vengono accompagnati, o i suoi discorsi, come dei trionfi veramente di un eroe di guerra, è una realtà che è fatta di un uomo che frequenta bordelli, che è corrotto, e che a un certo punto cambia anche completamente il suo atteggiamento sulla moglie. Lei questa cosa la ritiene, come dire, strutturale al fascismo o è una caratteristica di Teruzzi? Sì, cioè, devo dire, mi sono dedicata molto a cercare di capire il morale degli individui, anche di lei, insomma, nelle sue scelte, cos'era forse il morale fascista, cos'è il morale nostro che diamo giudizi sulla corruzione fascista quando viviamo in un mondo, insomma, che loro erano gattini rispetto, insomma, alla corruzione delle oligarchie e degli uomini politici oggigiorno. E allora io, insomma, cercavo di far capire perché lui destava scalpore, ecco, cioè questo non perché frequentava i bordelli, ma perché c'era qualcosa di strano lui, perché era stato nelle colonie, questo uomo delle colonie che era soldato, chissà cosa aveva fatto, perché bisogna pensare che l'Italia era molto provinciale, lo stesso Mussolini, il morale del Mussolini anche, insomma, rispetto a Teruzzi, non si sapeva cosa avesse fatto Teruzzi, chissà, con gli uomini, con gli arabi, con i bambini dell'Africa. Anche se non, forse non ha fatto niente, era ovvio che qualcosa faceva, perché è chiaro che in Africa era tutto un altro mondo. E allora anche con la stessa cosa, con questa Liliana, questa è la cosa strana, che vengono scoperte delle lettere, e proprio da opera, è proprio una specie di fascisti Iago, così trovano delle lettere e fanno capire a Teruzzi che questa donna forse aveva avuto un rapporto col suo impresario prima di sposarsi. E allora a Teruzzi viene, ma come poteva essere vergine questa mia moglie se avessi avuto questo rapporto come risulta dalle lettere? Allora uno pensa a quel punto, ma questo è un fascistone che ha avuto tanti rapporti, come può pensare allora che la moglie sia vergine o no? In ogni modo salta così il matrimonio. Allora c'era da domandarsi, ma perché salta? Cioè, allora uno comincia a pensare, ma cos'è questo morale fascista tutto basato su delazioni, su moralismo ipocrita, su uomini che cercano di far male l'uno all'altro così per dispetto, per controllarli, e Mussolini sempre interventista così col suo moralismo, che è anche un moralismo tutto politico, anche per controllare gli uomini. Allora questo, non dico, povero Teruzzi si trova così come, un po' come in un hotel, così tutto giocato da Iago, in particolare da Farinacci, era molto amico di questo Farinacci,
e un po' la storia allora si insomma continua anche da questo, cioè perché questo uomo allora così che sale sempre di più cerca di separarsi, non c'è divorzio in Italia, allora finisce col cercare di la via della chiesa, dell'annullamento, che già poi uno può pensare alle contraddizioni con questo, la chiesa insomma così con questo nuovo rapporto col regime fascista, e questo grosso Gerarchi prima che cerca di annullare il suo matrimonio attraverso un processo della chiesa che richiede che questa la non verginità non è una causa per l'annullamento, e allora devono trovare un caso molto forte. Ecco, questo è il punto centrale poi in pratica di tutto il libro, cioè a un certo punto a Teruzzi vengono consegnate delle lettere in cui appunto si sembrerebbe che la moglie abbia avuto dei rapporti intimi con il suo agente, chiamiamolo così, o comunque il suo factotum, quest'uomo che la seguiva perennemente quando ancora faceva la cantante lirica. In base a queste lettere Teruzzi si rifiuta, da quel momento non vedrà mai più sua moglie, di vederla, e intenta una causa di non solo di separazione ma soprattutto da un certo punto in poi di annullamento davanti alla Sacra Rota. Quello che succede, ed è molto interessante, innanzitutto è questa doppia morale, per cui viene considerato all'epoca assolutamente normale, ma anche dalla legge, che un uomo possa avere tutti i rapporti che vuole. Il solo sospetto che la moglie non sia vergine è una causa sia di separazione e anche di avvio di un annullamento davanti alla Sacra Rota. Quello che però succede, ed è molto interessante, è che Teruzzi si trova forse in un gioco molto più grande di lui, e cioè in quel momento la Chiesa e il regime fascista si stanno contendendo, diciamo così, il controllo sulla società civile, cioè la Chiesa in particolare, poi perché Mussolini in un attimo di distrazione o in un attimo, come dire, di non piena consapevolezza ha delegato totalmente alla Chiesa il matrimonio, si rende invece conto che controllare il matrimonio e quindi al limite anche concedere il divorzio sarebbe molto più interessante che fosse un affare di Stato all'interno di una dittatura. La causa di Teruzzi in qualche modo piomba in mezzo a questa contesa, cioè non c'è il divorzio, quindi Mussolini è totalmente impotente, si può solo ottenere la separazione, quella esisteva in Italia, è totalmente impotente per liberare Teruzzi da sua moglie, e la Chiesa in qualche modo sfrutta questa, almeno così sembra perché è una causa che va avanti moltissimi anni, sfrutta questa causa per ribadire il suo potere. E quindi punto su punto, prima la verginità, poi il fatto che lei fosse ebrea, e poi sul fatto che lei fosse ebrea viene fuori una cosa molto singolare, cioè Teruzzi o chi per lui sostiene che di aver diritto all'annullamento del matrimonio perché lei in quanto ebrea non crede nell'indissolubilità del matrimonio. Pensate al paradosso, cioè lui cattolico crede nel fatto che il matrimonio debba durare per sempre, allora chiede l'annullamento del matrimonio perché la moglie si presume che in quanto ebrea non creda invece in questa indissolubilità del matrimonio. È veramente un paradosso, ed è anche un paradosso che dei giudici si mettano a discutere intorno a questo paradosso. E invece ci si mettono a discutere. Questa causa inizia poco dopo il rientro di Teruzzi e Liliana dall'Africa, lui era stato governatore a Bengasi, e prosegue per più di 10 anni sostanzialmente. Uh-huh. Ecco. Uh-huh. È vero, cioè Teruzzi finisce in un gioco più grande di lui in questo senso. Certo, appunto, cioè, il sottotitolo è una storia di amore, ma capite, insomma, amore di lui per Mussolini, di lui poi per la sua figlia che avrà una figlia, per queste donne che tutti si amano, per la dichiarazione di amore, potere, vedete che c'è tanto potere, poi questa questione del morale. E allora morale, l'istituzione dell'esercito, poi morale, riescono a corrompere la Chiesa? Questa domanda, ecco così. Riescono a rompere, spezzare questo matrimonio che per il Papa
che chiarisce nel 30 con Casti Conubi, è la base della società, la base della religione, è il momento in cui Gesù e la coppia si accoppiano insieme, proprio, insomma, leggi quasi così, insomma, nell'enciclica. E allora era doveroso capire, ma cos'è questo processo? Cioè, come cerca questo uomo di corrompere la Chiesa? Cioè, non, va bene, c'è tanta casistica, Marconi, insomma, altre cose, insomma, come si compra, o come si ha un annullamento, però in questo caso si cercava, e questo passa attraverso prima la corte di Milano, cioè dove c'è il cardinale Schuster, poi passa a Pavia, poi alla fine finisce alla Sacra Ruota, e in ogni momento si vede questo tentativo di, insomma, di confondere la Chiesa, ecco così. Con grandi avvocati di mezzo, lei prima a Scialloia, grande così giurista, poi a Filippo Meda, che è ex capo del Partito Popolare, che vuol dire che questa signora si muove pur nell'Italia fascista. E lui finalmente, dopo aver avuto Farinacci ed altri così, riesce ad avere i Pacelli, ecco così, il nipote del futuro Papa come il suo avvocato, e questo va avanti. Allora, diciamo, questa storia dentro, questa specie di cuore nero, insomma, in cui sarà corrotto la Chiesa, si riuscirà, leggete così perché è un po' complicato, insomma, anche la legge sulla questione se è indissolubile perché è ebrea, questo, insomma, sì, se funzionava, allora, legalmente o meno. Perché in realtà nel arrogare a sé tutta, come dire, tutta la parte che regola il matrimonio, la Chiesa aveva anche accettato invece i matrimoni tra persone, tra religioni diverse, no? Perché cedere su quel punto in qualche modo avrebbe significato cedere una parte di potere allo Stato. Invece la Chiesa dice: va benissimo, anche se sei di un'altra religione, basta che prometti che educherai i figli nella religione cattolica, e Liliana lo promette. Si svolge anche un rito che è fatto ad hoc per persone di religioni diverse. Ci sono due cose che a me hanno colpito. Perché Liliana, dopo aver capito che quest'uomo, vabbè, che l'avesse tradita, a un certo punto l'aveva capito anche lei, dopo aver visto la guerra che quest'uomo le fa, dopo aver visto la deriva ferocemente antisemita del regime fascista, non vuole mollare? Perché vuole continuare ad essere la moglie di Teruzzi? Sì. Oh, perché lo amava, perché lei era stata tradita, insomma, no, adesso sto... ci ho pensato tanto, perché faceva resistenza, cioè la resistenza a un certo momento, perché altri dicevano: ma te fai la resistenza contro il Papa, lei come ebrea, ma anche come Mussolini, ecco così, brava, brava. Forse lei non ci pensava, per difendere la sua famiglia, per vedere il fatto che loro avessero fatto delle accuse più orribili nei suoi confronti, perché ci teneva il fatto di che la Chiesa osasse pronunciarsi nei suoi confronti, lei ebrea, onesta, sposata regolarmente, anche questo, insomma, colpisce molto questo sdegno suo per la Chiesa cattolica, ecco, come ebrea. E alla fine, ecco, perché diceva, perché il matrimonio era legale, perché dovrei così rinunciare a questo matrimonio, questo nome? Insomma, vado avanti, vivo la mia vita, e così anche lui non può risposarsi. Cioè, diciamo, anche se fosse fascista, lei alla fine, così durante la guerra torna negli Stati Uniti, lavora per la censura, insomma, fa volontariato per la guerra contro l'asse, e dice sì, insomma, si vanta in qualche modo che fosse sposata con un fascista, ma lei non era mai stata, adesso è ex fascista, insomma, si
può vantarsi anche di essere contessa Tiruzzi, moglie, sempre moglie dell'ex capo della milizia delle camicie nere, insomma, bella figura a New York, insomma, nei suoi giri, insomma, era circondata da tante persone. Io invece ho l'impressione, da quello che appare, che lei era stata fascista. In fondo, voglio dire, non sarebbe l'unico caso di ebrea fascista. La segretaria di Farinacci era fascista, era fascista Margherita Sarfatti. Devo dire che Liliana mi colpisce, perché Liliana a lungo continua, come dire, ad essere addirittura orgogliosa delle conquiste coloniali, e nella veste, come dire, di moglie del governatore di Bengasi è assolutamente nel suo ruolo. Sì, sì, non si poneva, non era un problema, tutti erano fascisti, cioè tutti quelli che non erano antifascisti, ma non esisteva nel loro mondo. Cioè lei vedeva, cioè gli scriveva una lettera a Mussolini: voglio, amo questo paese, voglio servirlo al massimo come avrei servito gli Stati Uniti, voglio che lui sia il migliore governatore che ci sia, come se, insomma, se fosse a New York così, a gestire la politica e far avanzare il suo uomo. Insomma, lei un po' viveva così, e per lei il fascismo era ordine, ecco, e lo sciopero, lei, insomma, a un certo momento in Francia durante il fronte popolare, quello è disordine. Comunista, fortemente anticomunista come tanti, e allora non vedeva nessuna. E poi dopo lei, quando torna in Italia, è antifascista, insomma, cioè questi sono come il mondo, ecco, non voglio così, come il mondo è così, poi cambia e non è più fascista, ecco, è antifascista, è così contenta che tutti gli ex fascisti come lui siano in prigione, o che si siano fuggiti in Brasile e così via, o abbiano avuto così dei problemi, anche perché erano contro di lei. Insomma, un personaggio, non è un personaggio storico, una signora, anche lui, insomma, non è un personaggio fascista, è anche un uomo, ecco, vedi così i personaggi e si capisce meglio cosa sia il fascismo, proprio in quanto siano piccoli personaggi con tutti i difetti, ecco. Ecco, piccolo personaggio, però Teruzzi, e andiamo verso la fine, così poi lascio tempo a un po' di domande. Teruzzi viene incaricato, viene messo a capo della milizia fascista, che non è una cosa irrilevante, perché nella mente di Mussolini la milizia affianca e forse sovrasta lo stesso esercito, quindi, certo, come dire, e lui in questa veste si trova veramente a un punto molto distinto da quello della sua partecipazione all'esercito regolare nella prima guerra, certo, mondiale, certo. No, sono quasi due corpi distinti, e poi diventa ministro delle colonie con un rapporto anche, come dire, problematico con il Duca d'Aosta, che ne era il viceré, e anche, io direi, con una visione, qui però glielo chiedo, diversa da quella di Graziani, cioè di quelli che hanno avuto un atteggiamento ferocemente come dire, repressivo nei confronti delle comunità locali. Non che Teruzzi, come dire, abbia tentato in tutti i modi di conciliare la presenza italiana con la presenza indigena, però mi sembra di capire che sia stato quello che avesse una visione un po' più conciliatrice. Quindi a un certo punto ha avuto un ruolo politico o no? Continua ad essere uno spinto in alto un po' per caso? Cioè, ci sono stati dei momenti in cui Teruzzi ha realmente un ruolo e quindi si distingue, per esempio, da Graziani, o si distingue da altri gerarchi o no? No, lui non ha mai un ruolo di spicco, cioè non è uno lui è un esecutore. C'è un momento, un equivoco, quando è governatore della Cirenaica, prima dell'arrivo di Graziani, e Graziani poi come governatore, anche mandato come governatore proprio per cominciare, diciamo, questa eliminazione del popolo locale,
180, 200 mila persone, così di i beduini della Cirenaica, e c'era sempre questo gioco, insomma, anche da parte fascista, se si faceva un lavoro di trasformismo, cioè di riconoscere che questa gente ci vive, cerchiamo di coattarlo, e questo è il vecchio modo coloniale che era stato esercitato fino dall'epoca liberale, e lui avrebbe continuato questo, e vabbè, e il risultato è che tradisce, così nel tentativo di fare la mediazione, tradisce i capi beduini, e poi viene portato via lui, e poi dopo c'è Graziani. Allora, se uno può dire certo, fascista perfetto è Graziani, è quello che è proprio generale fascista, sì. Ma Teruzzi non è così. Però, insomma, diciamo, questo è poi il morale fascista, è molto variegato, ecco, così. E allora bisogna capire, ma Teruzzi sta scegliendo, questo è l'opportunismo, questo perché è vecchio coloniale, allora aveva l'altra abitudine di trattare con gli arabi, la stessa cosa in Etiopia. Non è lui, insomma, che vorrebbe comportarsi come un Graziani o come Mussolini, dice farli fuori tutti, mettere gas e così via. Però quando gli viene richiesto di usare il gas in Libia, lo usa. Abbiamo anche scritto, insomma, presso un po', diciamo, questo fatto, cioè un tentativo di essere preciso sulle responsabilità, e viene fuori una storia nerissima, però allo stesso tempo le responsabilità per il fascismo sono tantissime e ultimamente grossissime, e riguardano Mussolini e tutta la classe dirigente. Come dice Teruzzi alla fine, quando viene processato, vabbè, se mi processate così per le guerre illegali, l'Etiopia no, perché quello è il re che ha dichiarato la guerra, non io, ecco. E allora si fa un altro discorso. Lui certo è esecutore in quanto generale di una divisione della milizia, ma non è lui che fa la guerra, insomma, che dichiara la guerra. Dunque, allora, fra le contraddizioni di Teruzzi è che a un certo punto si innamora di una donna di origini nordafricane, che poi Yvette Blanc è anche lei, si rivela essere ebrea, ci fa una bambina, gliela porta via perché le leggi, appunto, come vi ho detto, non obbligano, non legano in nessun modo il padre alla figlia, lui riesce a diventare tutore, quello era il modo, toglie il cognome materno alla bambina, la bambina che si chiama Maricelli e diventa Maricelli Teruzzi, in qualche modo viene così salvata dalla deportazione, mentre lo stesso Teruzzi in qualche modo si libera di questa donna, la manda in questo campo a Lipari. La cosa pazzesca, almeno ai miei occhi, è che invece questa donna gli rimane assolutamente fedele, e quindi è fondamentale per lui sia dopo il primo arresto nel 43, dopo il 25 luglio, e sia ancora di più dopo il secondo arresto, perché Teruzzi alla fine della guerra viene arrestato, non viene impiccato appunto a Piazzale Loreto, viene processato, viene condannato a 30 anni che poi si vanno progressivamente riducendo. Io ho portato qui un articolo che la professoressa cita, in cui lui viene alla fine liberato nel 50 e muore poco dopo, ma ad accoglierlo nel 50 è ancora questa donna. Ecco, anche quest'ultimo capitolo, sono le ultime due domande. Ha avuto un ruolo nella Repubblica Sociale o no? Aveva ragione lui quando al processo diceva ma in realtà non ero così importante? E due, perché questa donna, nonostante venga addirittura mandata alla deportazione da lui, gli rimane così fedele? Allora, Teruzzi viene, è il primo grosso fascista processato, ma è anche riuscito a sopravvivere, perché quando viene catturato dai partigiani, forse c'erano comunisti e socialisti, hanno fatto un piccolo
così, litigio su che fare, ma aveva anche la bambina di 5 anni e questa sua compagna. Allora forse non hanno sparato, non l'hanno ucciso in quel momento, ma l'hanno portato e l'hanno processato. Allora lì, questo è un tipico processo, diciamo, dell'epurazione. I capi sono tre, che era una che aveva fatto la marcia su Roma, colpo di Stato, quello era uno. Secondo, quel periodo, secondo era posizione di rilievo nel regime fascista. E terzo era collaborazione con i tedeschi, tradimento. E allora lui aveva fatto la marcia su Roma, quello era ovvio perché era comandante, 30 anni, poi 30 anni per il fatto della ma rilievo era difficile perché poi questi processi erano stati fatti molto rapidamente a Milano, e poi terzo invece per la collaborazione, non aveva collaborato, lui era in finzione a quel punto, aveva questa compagna che stava cercando di nascondere dai rastrellamenti nazisti, fascisti, scusa, italiani, insomma, in quel periodo, allora probabilmente si nascondeva, poi però l'ultima, cioè, aveva problemi della pensione, allora lui ha detto a Cristian Graziani, dice così, voglio così rimettere la divisa, diventare generale. E questo era proprio l'ultimo mese, questo era aprile, insomma, febbraio, marzo di 45. E allora non lo lasciano fare perché capiscono a Milano, perché altrimenti l'avrebbero esecutato, cioè sarebbe stato ucciso, insomma, così. E allora va in prigione. Il problema è di lui rimane più a lungo, di tutti i fascisti rimane più a lungo a Procida. Il fatto è che questo uomo dal 43... voleva riavere i suoi beni che erano stati confiscati da Badoglio, insomma un atto demagogico di Badoglio, ha mandato i carabinieri a rastrellare la roba dei presunti fascisti, insomma, diciamo, seguiamo la legge. E lui, per riavere queste sue cose, che erano le cose lasciate dalla moglie, ecco, così, tutta questa roba che faceva capire che lui era ricchissimo, allora corruttissimo, implicatissimo nel regime, aggredisce il procuratore a Roma e gli viene condannato così a 4 anni. E questi sono i 4 anni dalla legge, ecco, così, che fa sì che lui esce solo nel 50. E questo... Scusate, faccio questo lungo così discorso perché, insomma, questo fascismo, c'è sempre la legge, ecco, non è che non ci sia legge. La compagna viene mandato al campo di concentramento perché lui riesce a far vedere, insomma, che è una donna di dubbia moralità, cioè non viene mandata in quanto ebrea, anche se insomma c'è sempre questa legge che sta dietro e che questo uomo usa a modo suo, e questo, insomma, la corruzione è che poi usa tutte queste sue possibilità per corrompere questa piccola legge, cioè questa legge che regge, ecco, che chiede anche a loro avvocati che loro siano corrotti, magistrati e così via. E questo, insomma, questo minuzia così, questi dettagli molto minuti, da questi qua, così come storia, così come racconto, cioè fa vedere, a me mi pare dà un'idea molto più chiara di cosa sia stato il fascismo, ecco. E queste parole totalitarismo, grande uomo, ducismo, bla 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 bla, cioè mi sembra una grande facciata, che invece così vi riconoscerete molto di più in questa visione realista, anche attraverso un grande romanzo, così, un grande amore, che non forse con queste parole più astratte, ecco, che
che nascondono insomma un po' la realtà di questo paese e di quel regime. Ma sono assolutamente d'accordo, però dico che dice molto su un regime il fatto che un uomo, per salvare la compagna che non può sposare, deve dire che è una prostituta, perché sennò come ebrea sarebbe deportata ad Auschwitz. Questo secondo me dice tutto di questo regime. Se c'è una domanda, volentieri. Il rumore di fondo è molto forte, quindi, però, se avete qualche curiosità, volentieri, sennò il tempo è scaduto, possiamo anche chiudere. Direi che allora chiudiamo, perché il vocio sotto è veramente molto intenso, si fa fatica a capirsi. Io ringrazio Vittoria De Grazia, il fascista perfetto, Einaudi. Buona serata.